Commissario, il rispetto della legge a tutto tondo, della legalità a tutto tondo. Io ho segnalato da candidato sindaco la presenza inopportuna che viola la legge da parte dell'ex sindaco Melucci in cantieri comunali. Lei opportunamente ha fatto un intervento, ha diffidato chiunque, qualunque candidato e qualunque cittadino, dall'entrare nei cantieri, anche perché vi sono sia ragioni di sicurezza e sia per la par condicio tra i candidati. Purtroppo l'ex sindaco Melucci, con post pubblicati da lui stesso, continua a entrare nei cantieri. Io chiedo un suo intervento perché questa situazione si risolva. Il mio intervento è un intervento di legalità, è un intervento di tranquillità, soprattutto per i lavoratori, perché c'è il rischio nei cantieri e sono fiducioso che i responsabili dei cantieri, che sono i RUP dei singoli cantieri, tengano ferma questa loro posizione. Però a questo punto occorrerà anche prendere provvedimenti nei confronti di chi entra, nella fattispecie di Melucci e delle aziende, delle ditte che lo fanno entrare. La mia attività non arriva così profonda, non è il mio compito. Ma deve segnalare questa situazione. Più segnalato di come lo fa lei, non lo fa nessuno. La Procura della Repubblica. Veda lei. Come se io capisco che lei giustamente vuol mantenere gli equilibri, però la legge va rispettata, se no se prevale la logica dei furbetti si creano precedenti pericolosi. Le dà una possibilità di argomentare nella sua campagna, a cui ovviamente io faccio gli auguri, grazie, la sua candidatura. È un argomento in più. Ecco, però, commissario, mi permetta, lei sa benissimo, lei rappresenta la città, lei ha i pieni poteri ordinari e straordinari del sindaco e del consiglio comunale, lei deve intervenire, non può usare, mi consenta, un atteggiamento un po' da Ponzio Pilato. No, non è un Ponzio Pilato, è il rispetto delle regole. Io sono... E appunto, le devono rispettare tutte. Anche io devo rispettare le mie. Ma come le rispetta Melucci, le devo rispettare io, le rispettano tutti, solo che io le rispetto e Melucci no. Io le rifaccio i miei migliori auguri. Vabbè, è stato diplomatico, commissario, me lo aspettavo. Lei è un funzionario nominato dal Ministero, non poteva fare diversamente. Purtroppo è così. Grazie a lei. Purtroppo è così.